giorno una parola. Le riflessioni bibliche di questo mese sono lette da Marta Dauria, della Chiesa Battista di Napoli, e da Luciano Lattanzi, della Chiesa Metodista di Roma. Buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Oggi è mercoledì 18 settembre. Ascoltiamo le letture bibliche insieme. Gioisco seguendo le tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze. Salmo 119, versetto 14. Ogni scriba, chi diventa un discepolo del regno dei cieli, è simile ad un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Matteo, capitolo 13, il versetto 52. La preghiera di oggi, mercoledì 18 settembre. Gesù non è venuto ad abolire l'antico, ma a compierlo. In questo senso, è lo stesso antico che diventa nuovo, e il nuovo non è valido se non è riespressione dell'antico. La fedeltà all'antico implica superamento e attualizzazione, senza di che ciò che si chiama antico non sarebbe altro che una conchiglia vuota. Per la lettura continua, leggiamo dal Vangelo di Matteo il capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 12. I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e un segno non le sarà dato se non quello di Giona. Lasciatili, se ne andò. I discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani, e Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano tra di loro e dicevano: egli parla così perché non abbiamo preso dei pani. Ma Gesù se ne accorse e disse: gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non avere pane? Non capite ancora? Non vi ricordate dei cinque pani dei 5.000 uomini e quante ceste ne portaste via? Né dei sette pani dei 4.000 uomini e quanti panieri ne portaste via? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei.